Dopo Mondavio, anche a Mondolfo è stato inaugurato un nuovo punto unico di accesso socio-sanitario integrato, il cosiddetto PUA. L'ambito territoriale sociale 6 continua infatti a perseguire una strategia che valorizza la capillarità della propria presenza e rende sempre più umani i rapporti all'interno del territorio di riferimento. Risulta quindi virtuoso il percorso di collaborazione intrapreso da tempo tra l'ambito e il distretto sanitario di Fano affinché vengano messi al centro i bisogni di salute e di benessere dei cittadini. In questo modo, grazie all'accesso unitario ai servizi, è possibile garantire risposte più efficienti e tempestive. La seconda inaugurazione di un punto unico d'accesso è un presidio importante perché è un presidio di integrazione socio-sanitaria. Quindi ringrazio anche per la collaborazione, per la disponibilità e per il proficuo rapporto che si sta creando anche con i servizi sanitari territoriali. Ed è importante perché si costruisce una rete di servizi che può essere davvero a disposizione soprattutto delle persone più in difficoltà, anziani, non autosufficienti, disabili, insomma tutte le situazioni più difficili che possono essere affrontate con una risposta integrata, più articolata, che riguarda sia gli aspetti sociali, sia gli aspetti sanitari, ma anche quelli socio-sanitari, perché spesso le risposte sono anche più articolate appunto. Ed è importante come ambito territoriale sociale 6 investire, come stiamo facendo, sui territori, in particolare qualificando, potenziando, implementando la presenza su tutti i 9 comuni, ma in particolare su tutti i 9 comuni con l'UPS, con l'Ufficio di Promozione Sociale, poi su 4 realtà, in particolare appunto come quella di oggi di Mondolfo, con un punto unico d'accesso. Questo è un modo appunto per costruire in maniera capillare su tutto il territorio una presenza significativa che possa dare risposte davvero a chi è più fragile, chi è più in difficoltà. Il PUA infatti è uno sportello multifunzionale di natura socio-sanitaria che da un lato svolge la funzione di ascolto dei bisogni e dall'altro rappresenta un luogo privilegiato in cui vengono fornite informazioni in merito alle diverse opportunità. Nel mese di agosto è aperto al pubblico previo appuntamento il mercoledì dalle 10 alle ore 13, poi da settembre è prevista l'apertura anche al giovedì dalle 14.30 alle 17.30 nei locali del distretto sanitario di Mondolfo in piazza Bartolini 6. L'apertura di questo punto unico di accesso qui a Mondolfo al Bartolini, che è una struttura appunto sanitaria, è una tappa fondamentale dell'integrazione dei servizi sociosanitari per i nostri cittadini. È un servizio che permetterà al cittadino di evitare tante telefonate e tanti spostamenti, ma ad una problematica appunto sociosanitaria basterà venire a questo sportello per ricevere risposte rapide e chiare su quelli che sono i percorsi da intraprendere per il paziente e la miglior strada insomma da seguire. È un servizio importante perché ne usufruiscono anche i comuni limitrofi come San Costanzo e Monteporzio e quindi ha un bacino d'utenza notevole, insomma importante. Il nuovo PUA vedrà la presenza contestuale dell'assistente sociale dell'ambito e dell'operatore sanitario che accoglieranno non solo i cittadini di Mondolfo ma anche quelli dei comuni confinanti di San Costanzo e Monteporzio che necessitano di avere risposte in merito ad anziani non autosufficienti e a persone con disabilità e con riferimento ad interventi quali assegni di cura, servizio di assistenza domiciliare, contributi per la disabilità gravissima, dimissioni da strutture ospedaliere e inserimenti in strutture residenziali e diurne. Siamo qui in questo territorio di Mondolfo, dopo essere stato qualche settimana fa a Mondavio, e per proseguire in questo concetto di vicinanza territoriale alle famiglie, alle persone, rispetto a dei servizi che quindi vogliono in qualche modo ascoltare i bisogni della popolazione, di quella più fragile, di quella che ha bisogni che non sa codificare da solo, in questo sportello che quindi diventa uno sportello di ascolto, ma anche uno sportello che sa dare delle risposte, sa accompagnare le famiglie rispetto a dei servizi e degli interventi che vengono attivati, dove insieme sanità e sociale collaborano a livello professionale e anche a livello proprio di scelta degli interventi da attivare.
Oggi, ha commentato il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, celebriamo un traguardo importante. L'attivazione di un nuovo punto di accesso è sinonimo del buon livello della proposta di servizi erogati. Inoltre, ha proseguito il primo cittadino, rimarchiamo la grande collaborazione tra enti e istituzioni che hanno messo al primo posto la qualità della vita dei cittadini minata dalle conseguenze della pandemia. È una risposta importante dal punto di vista dei servizi sociali. Andiamo a migliorare i servizi sociosanitari del nostro territorio, dando appunto un servizio alle singole persone, alle persone più fragili. Il ringraziamento lo facciamo all'ambito, a tutti i miei colleghi sindaci che fanno parte dell'ambito, all'ASUR per questo importante progetto che amplia ancora di più i servizi che ci sono qui all'interno della Casa della Salute, che sarà oggetto anche a breve di lavori relativi all'ampliamento. A rimarcare la rilevanza dell'iniziativa quale nodo strategico per una più stretta collaborazione tra sanità ed ambito sociale, anche il direttore dell'area Vasta 1, Romeo Magnoni. Specialmente in un periodo nel quale, spero, abbiamo superato tutte le problematiche legate al Covid, riuscire a inaugurare, a fare qualcosa di più per i cittadini, per permettere al cittadino di trovare un punto in cui ci sia l'ascolto dei propri bisogni è di importanza fondamentale. Poi, ripeto, abbiamo passato un anno e mezzo veramente, veramente micidiale. Gli operatori sono estremamente stressati, quindi riuscire, gli operatori, anche il direttore, quindi riuscire a superare quel problema grande, speriamo di averlo superato. Mi sembra che la pandemia sta andando abbastanza bene, ricoverati non ne abbiamo tanti, tamponi positivi un pochettino ce ne sono, cerchiamo di stimolare il più possibile la gente a vaccinarsi. Tornando a questo, quindi è un punto importante, non per questo si chiama punto unico d'accesso, è un punto in cui il personale sanitario di concerto col personale sociale dovrebbero riuscire a dare risposte che riteniamo importanti. Io nella mia testa da molto tempo ho anche un punto unico d'accesso allargato che inglobi anche il medico di medicina generale, e quello che c'è ad esempio nel progetto aree interne, che non comprende questa area ma comprende l'area di Cagli, Pergola, Arcevia, perché è insieme l'area Vasta 1 e 2. E riuscire a strutturare un punto unico d'accesso come intendo strutturarlo io, come già scritto negli atti che dovrebbe portare avanti all'interno, sarebbe fondamentale. In pratica il cittadino, oltre che a venire all'interno del punto unico d'accesso sanitario, può andare al punto unico d'accesso a livello del comune, dei medici, di medicina generale e quant'altro, in maniera tale che l'80% delle risposte gli vengono date. È quello a cui cerco di ambire io, ma tutti noi dovremmo cercare di arrivarci. Chiaramente per riuscire a costituire questo punto unico d'accesso devo ringraziare tutti gli operatori che, anche oberati da tutto quello che è l'attività normale legata al Covid e quant'altro, ma anche l'ufficio tecnico e anche gli operatori dello sportello hanno permesso, insieme al servizio sociale, di portare avanti questo importante servizio.